Buongiorno Massimo. Buongiorno Eleonora. Allora, oggi dove andiamo? Non lo so, oggi siamo usciti un po' così. Non abbiamo nessun piano, non abbiamo nessuna idea. Andiamo un po' a caso. Andiamo un po' a caso. Quindi io vorrei richiesta una sabbia morbida, delicata, senza pietre che mi spaccano i piedi. Ok. E poi vorrei anche una canoa da affittare. Ok, allora, per la spiaggia abbiamo Squillace, che fine, abbiamo Soverato, che fine, e abbiamo le vie di mezzo, vabbè, Caminia, e oggi è sabato, sono le 9, direi che Caminia è fuori salta. Discorso, salta, trottina. Sì. E poi se no abbiamo, vabbè, Davoli, ma è un po' lontano. Sì, direi di sì. Scelta? Allora. Ti propongo una cosa, posso? Vai. Allora, visto che ti piace la canoa, e il Lido San Luca comunque ha le migliori canoe. Sì. Ha le migliori canoe. Sì. Noi potremmo affittare la canoa al Lido San Luca, a Montecorvo, sì, che non ha la sabbia bella, però ha la canoa. Non è male, no. E poi pagaiamo a Pietragrande, che anche quello però non ha la sabbia perfetta, ma è un'attrazione. Sì. Che dici, può stare come... Magari poi quando abbiamo finito, ok, andiamo via, prendiamo la macchina, andiamo a Squillace, andiamo a mangiare una pizzicata. Questo mi piace. E stiamo ancora un po' nella sabbia fine. Sì, ci sta. C'è solo un problema. Questo programma mi piace. C'è solo un problema. Lo vedo anch'io quel problema. Ce la faranno i nostri eroi a compiere tutto quello che vogliono fare prima che quel malvagio temporale raggiunge la spiaggia? Non so neanche se si chiami. Arrivati a San Luca. Contro luce, si vede niente. E allora giriamoci. Era per far vedere il mare. Siamo più belli noi. Ok, adesso affittiamo la canoa. Andiamo fino in fondo, verso Pietragrande, e poi pizzicata! Di cosa? Di sassedine. Spagnola? Mi hai tirato addosso un sacco di acqua. Non è vero. Colpa tua. Sempre colpa mia, comunque. Oh, la pagata di oggi era epica. Si parte al mare. Siamo partiti dal Lido San Luca e siamo arrivati fino a Caminia, nella parte centrale di Caminia. E in strada, mamma mia, sono rimasto impresso veramente dalle meduse. Impressionato, sì. Veramente belle, tante, c'è, belle. C'è. Tante belle, grosse e veramente pacifiche. Mm-mm. E maestose come stanno nell'acqua. Ho visto pochi pesciolini neri questa volta. Sì, pochini. Solitamente ne vedevo molti di più. Poi vabbè, per il resto è stata veramente una bella pagaiata. Sì, sento già le mie braccia che ringraziano. Comunque adesso ho fame.
tanto per cambiare. Ok, strada per Squillace Lido. E sì, fra poco passiamo di fianco al Rebus dove gli altri si sono ammazzati stasera. Ieri sera. Scusa. No! Piove! Pensavo che scampassimo la pioggia, invece no, sta piovendo. È una nuvola. Una nuvolona, sì, direi. È una nuvola. È una nuvolona, direi. Metterà prestissimo. Dici? Sì. Sì, penso anch'io. È solo quella nuvolona grossa lì sopra. Ha quasi smesso. Non ho ancora iniziato. Sono ottimista. Quella è una discoteca abbastanza impressionante, perché sta sopra a una, a questa roccia, a questa montagna, da qua non si vede quasi niente, ma quando si è su poi ha 4 o 5 terrazzi, o comunque è fatta a terrazzi e c'è musica per tutti i gusti. Finalmente! Buona. Ma spieghi un po' la pizzicata. Prima me la mangio, dopo ti spiego tutto quello che vuoi. E da chi ha già mangiato, adesso andiamo da Nico, gli portiamo la pizzica e mangiamo di nuovo. Pizzicata. La pizzicata. La pizzicata. Nico, ti aspetta una pizzicata. E adesso la prossima fermata è Soverato Circolo Velico. Ma sembri un bradipo. Mm-mm. Hai mangiato e adesso stai dormendo. Fra circa 3 minuti la macchina diventerà un forno. Mm-mm. Se non vogliamo essere un arrosto è meglio scendere. Mm-mm. Che dici? Mm. Ciao Ele, ma tu sei proprio addormentata però. Sì, penso per 5 minuti. No, per un pochino di più. No. Eh sì. No. Andiamo al circolo. Entriamo Nico e gli facciamo assaggiare la pizzicata. Buongiorno Nico. Ciao. Che come? Si sta preparando in kombusa? Di tutto. Primo, secondo. Ma guarda che buono. Come normale, dobbiamo cogliere ogni occasione per divertirci, per trovare avventura. Come vi invito per andare con il catamarano? Ovvio che la risposta è sì. Appena mangiato, sì lo stesso. Per sentire qualcosa qua. Però il vento è stato utile perché almeno abbiamo fatto il nostro giro sul catamarano. Madonna, che girone! Grazie Gianluca, veramente. Bello, bello, molto bello. È come andare in giostra. Sì, ci ha invitato a fare questo mini giro sul catamarano.
E oggi è la giornata improvvisata dell'anno. Sì. Stamattina canoa da Lido San Luca a Montepaone fino a Caminia. Sì. Sì. E poi Soverato con un mega pranzo, esatto, insieme a tutto lo staff del circolo. E meno male, velico. E meno male che Nico mi ha invitato a mangiare un piatto di pasta. Abbiamo mangiato all'infinito e vabbè, pazienza. E poi un bel giro su catamarano, ci voleva, quindi ci siamo divertiti. Questa è veramente la giornata improvvisata dell'anno. Mi sa che adesso, se hai voglia, ci ritiriamo da qui, visto che anche tardina di sole oggi l'abbiamo presa. Si conclude con una cremolata stretti. E poi io vado a fare un po' di editing, che ne pensi? Mi piace. Anche a me piace l'idea. Ok. Nico. La mia poltrona d'ufficio. Abbiamo... Sì, la poltrona d'ufficio che ti vado. Abbiamo finito di far niente. E adesso andiamo su. No, adesso abbiamo una cosa importantissima da fare. Sì. La cremolata sta lì. Sì. Ah, bene, mi seguirei volentieri se non fosse che ciò così in acqua. I tre ragazzi in acqua, sì. Grazie. Tutta questa fatica per... mare di robo e fichi. Io fichi d'India e pesca. Questa è veramente una delizia. Vabbè, vogliamo tornare indietro queste? Queste sì, mi accompagnano ma non mi fanno impazzire. A io me? Vengo qua per questa. Sì. Io per tutte questa. E due. Questa. Calda, è calda. Lo so. Che... lo so, però. Diciamo che però comunque questa in conclusione della giornata è proprio quello che ci voleva. Oggi è stata veramente una giornata super. E per essere una delle prime giornate che io veramente ho pensato di fare vlog, mi sono veramente stupito di quanto c'era da fare. Anche perché, detto in poche parole, è stato tutto coincidente. Io mangio. Tu mangi. Intanto, se ti è piaciuto il video, metti like, iscriviti al canale per i prossimi video di avventura, esplorazione e viaggio. Altrimenti no. Però ti conviene. No, comunque, vlog per oggi è finito. E vediamo come viene questo primo vlog, perché sono curioso. Ciao. Ciao.